Renato Di Nicola, eh, il movimento che lei rappresenta, anche altri movimenti, presentano oggi questo sit-in che si terrà il 17 settembre a Sulmona. Qual è il senso di questa iniziativa? Il senso è che noi partiamo da due parole fondamentali che ci caratterizzano. Disarmare la pace, come dice anche il Papa Francesco, e disertare la guerra. Noi siamo antimilitaristi e eh, crediamo che la pace si costruisca ogni santo giorno a partire dal proprio territorio ed è per questo che eh, noi eh, saremo davanti la base militare di San Cosimo a eh, Sulmona proprio per dire che eh, è un obiettivo strategico, se si scatena ufficialmente una guerra guerreggiata, perché in guerra già ci siamo, eh, è un obiettivo militare che può essere bombardato, cioè questo la popolazione abruzzese lo deve sapere assolutamente. Noi chiediamo trasparenza, è una Base Nato ce lo dicono, è una base italiana ce lo dicono, ci dicono che cos'è, perché fino ad oggi nessuno è riuscito mai ad entrare in tutto, in tutto quanto il deposito per capire che cos'è. E quindi noi è un problema di democrazia, di trasparenza e anche di essere onestamente e ogni giorno contro la guerra. Voi tornate a battere su questo punto, a parlare eh, di questa zona di Sulmona particolarmente delicata, anche a distanza eh, di diverse settimane e di diversi mesi. Non è la prima volta che chiedete di accendere un riflettore? Non è la prima volta, ma noi abbiamo saputo e abbiamo visto cioè, che ci sono movimenti eh, diciamo così, intorno alla base, oggi, non, non ieri, non l'altro ieri. E quindi e sappiamo che c'è un momento politico storico generale che potrebbe portare a un conflitto ancora più generalizzato. Quindi eh, dire non a mio nome significa eh, farlo concretamente. Eh, noi facciamo appello a tutte le associazioni e tutte le organizzazioni, anche a quelle che avevano pensato che con le armi potevamo aiutare eh, la fine della guerra, di stare molto molto attenti perché come avevamo detto questa guerra durerà molto, è per interposta persona. L'Ucraina ha gli Stati Uniti, il Donbass ha la Russia e tutti quanti con l'occhio attento alla Cina. Non possiamo permettercelo. Veramente, come dice Papa Francesco, siamo di fronte a una pericolosa inversione dalla pace alla guerra.